Un punto di ascolto tra Sassa e Scoppito per venire incontro alle esigenze dei cittadini. Il comune di Scoppito, che non ha una sua stazione dei carabinieri, entra così in collaborazione con i carabinieri dell'Aquila, che hanno attivato un vero e proprio sportello per raccogliere le istanze degli abitanti, attivo già da qualche mese in realtà. Sì, è una delle linee strategiche su cui si sta muovendo l'istituzione. Diciamo che quella più pubblicizzata è quella di Scoppito, ma ce ne sono altre di realtà appunto impostate su questi cardini. È un punto d'ascolto che vuole essere appunto un modo con cui l'Arma dei Carabinieri si approccia e vuole essere vicina il più possibile alla cittadinanza. È la nostra naturale vocazione e ovviamente cerchiamo di intraprendere tutte quelle iniziative che consentono appunto una maggior prossimità al cittadino. Le linee di intervento principali dei carabinieri continuano ad insistere su quelli che sono i problemi più pressanti, i reati predatori e lo spaccio di sostanze stupefacenti in aumento dopo il terremoto. Per questo ci sono dei controlli specifici anche sulla movida aquilana. Focus principale sui furti in abitazione, che appunto oltre ad essere un vero e proprio reato contro il patrimonio, ha poi dei riverberi negativi anche sulla psicologia di chi subisce questo genere di reati. Ovviamente non viene nemmeno meno il contrasto a reati afferenti agli stupefacenti e ovviamente le truffe agli anziani. Controllare il territorio è divenuto sicuramente più complicato dopo il terremoto del 2009 con la dislocazione degli aquilani nelle famose New Town, ma ad ogni modo riusciamo a coordinarci nel migliore dei modi, afferma il comandante della stazione dell'Aquila, il capitano Francesco Nacca. Le risorse non ci mancano. L'Arma dei Carabinieri in controtendenza a molte altre articolazioni statali mantiene il proprio presidio sul territorio. Un esempio su tutti, a Montereale è stata dichiarata inagibile la caserma dei carabinieri, ma il comando generale, pur di far insistere un presidio di legalità in quel centro, ha installato dei moduli abitativi provvisori proprio per continuare a fornire quel servizio di sicurezza che la cittadinanza ovviamente di cui la cittadinanza ha bisogno.